Buongiorno a tutti, ci ritroviamo anche quest'oggi per fare una piccola lezione di Pilates insieme. E il tema della lezione appunto sarà la lombalgia e i dolori soprattutto a carico del tratto lombare. Questo video è rivolto a tutte quante le persone che appunto in questi giorni passano molto tempo sedute e di conseguenza dobbiamo cercare di andare a contrastare questa sedentarietà cercando appunto di allungare la muscolatura proprio per non avere quei fastidiosissimi dolori angine soprattutto a carico del tratto lombare. Quindi iniziamo con il separare bene i piedi alla larghezza del bacino, posizioniamo entrambe le mani sulle ultime costole, andiamo proprio ad afferrare la gabbia toracica e andiamo ad allinearci a livello vertebrale. Quindi cerchiamo di assumere la posizione neutrale a livello del tratto lombare, cerchiamo di assumere la posizione neutrale a livello del tratto cervicale. E mantenendo questa posizione, proviamo a chiudere gli occhi sentendo il grounding, sentendo il radicamento dei piedi sul tappetino. Andiamo ad effettuare 5 respiri completi, in cui inspirando attraverso le cavità nasali cerco di riempire bene i polmoni. Ed espirando fuori l'aria attraverso la cavità orale vado ad attivare bene i muscoli addominali cercando di spremere internamente. Inspirando cerco di riempire il punto sul quale stiamo poggiando le mani. Espirando invece cerchiamo di restringere bene la cavità addominale internamente. Facciamo un ultimo bel respiro profondo. E dopo aver preso consapevolezza del nostro respiro, andiamo a distendere bene le braccia lungo i fianchi e ci prepariamo per il movimento. Inspirando prendiamo aria e cerchiamo di estendere completamente la colonna, cercando di mantenere inalterate le curve a livello lombare e a livello cervicale. E fuori l'aria lentamente ritorniamo con le braccia lungo i fianchi cercando di fare quello che abbiamo fatto prima, quindi spingere bene il trasverso dell'addome verso l'interno. Inspiro, prendo aria, di nuovo estendo. Espiro fuori l'aria e piano piano lentamente riscendiamo giù. Se siamo particolarmente tesi a livello lombare, la tendenza che assumeremo sarà quella di portare leggermente il bacino in avanti. Noi dobbiamo cercare di fermarci laddove sentiamo che non possiamo più salire su con le braccia. Quindi il nostro obiettivo in questo esercizio sarà quello di mantenere inalterate le curve. Quindi non è importante quanto porto indietro le braccia, quanto le porto in alto, la cosa importante è cercare di mantenere il neutro. Ogni volta che espiriamo, cerchiamo di visualizzare l'ombelico come se volesse andare a baciare le vertebre lombari. Bene, rimaniamo in posizione e 3 respiri profondi mantenendo l'allineamento vertebrale.
e piano piano, lentamente, riportiamo le braccia lungo i fianchi. Inspirando, prendiamo aria e andiamo ad inclinare il tronco omolateralmente, cercando di raggiungere con la mano i ginocchi. Chiaramente, ognuno, a seconda della propria tensione laterale, cerca di scendere mantenendo l'allineamento. Quindi non devo andare né troppo in avanti né troppo indietro con il tronco, ma rimanere sulla stessa linea della coscia. Bene, adesso che abbiamo preparato dinamicamente il tronco da una parte e l'altra, cerchiamo il massimo allungamento andando in marmellata. E ritorno in posizione. Espirando a lungo, inspirando, ritorno. Bene, up, rimango in posizione. 3 respiri profondi. Cerco di mantenere bene le spalle distanti tra loro. Mantengo la testa immobile, senza lasciarla cadere verso il lato sul quale mi sto dirigendo. E piano piano ritorno in posizione. E stesso discorso dall'altra parte, vado ad allungare bene la catena laterale, vado ad allungare bene il quadrato dei lunghi. Anche qui 3 respiri profondi e piano piano ritorniamo in posizione, benissimo. Ci prepariamo per andare il roll down, quindi andiamo ad arrotolare e srotolare dinamicamente la nostra colonna vertebrale, cercando di allungare i muscoli della catena posteriore, in particolar modo quelli del tratto lombosacrale. Inspirando, prendiamo aria, estendendo la colonna, quindi rivolgendo il mento verso l'alto. Espirando, piano piano scivoliamo una vertebra dopo l'altra, flettiamo la testa sul collo, abduciamo le scapole, spingiamo la parete addominale indietro e cerchiamo di raggiungere il nostro punto di tensione. Ognuno lavora su se stesso, ognuno fa quello che può. Inspirando, prendiamo aria. Ed espirando fuori l'aria, piano piano scivoliamo con le mani sulle tibie, sulle ginocchia, sui femori, guardiamo verso l'ombelico, riallineiamo le lombari, le toraciche e infine le cervicali. Di nuovo inspirando, prendo aria, estendo la colonna e fuori l'aria, piano piano scendo giù. Una vertebra dopo l'altra, vado a snocciolare bene la colonna, cercando di allungarmi gradualmente. Bene, fuori l'aria per andare a liberare il diaframma. Inspirando prendiamo aria ed espirando fuori l'aria di nuovo, una vertebra dopo l'altra. Risaliamo su, srotolando la colonna. Posso piegare anche leggermente le ginocchia se sento, se avverto troppa tensione. Inspiro, prendo aria ed espirando, fuori l'aria di nuovo, scendo giù. Rimaniamo giù e manteniamo la posizione per 5 respiri profondi. Lo sguardo è sempre rivolto verso le ginocchia, cerco di buttare bene tutta l'aria che ho a disposizione.
e piano piano, lentamente, ritorno.